Motor Life, ci troviamo qui al motosalone di Noisy Style in compagnia di una rivista storica per noi smanettoni. Stiamo parlando di Superbike. Ah, non è la Penthouse? No, non è la Penthouse ancora. Scusa, sì, sono... sì, solo per gli smanettoni, solo per gli smanettoni. Ma gli smanettoni del polso destro? Ma anche lì si potrebbe. Hai ragione. Non dargli gli assist con i doppi sensi, perché sennò con Igor non la finiamo più. Ma smanettone, polso destro, rivista, cioè dai, io penso a Penthouse, non so cosa. Igor. Vabbè. Come si fa ogni mattina ad alzarsi e avere ancora la passione, la voglia di un ragazzino di andare in moto e fare le penne in giro per strada? Ma io sono un ragazzino, è facilissimo, io ho iniziato pochissimi anni fa ad andare in moto, quindi 58 ho assolutamente anni fa ancora, no vabbè dai, stiamo a guardare sti numeri, ste cifre che non vogliono dire assolutamente niente. No, comunque scherzi a parte, la passione per la moto è una passione che hai dentro, non è una roba che ti dura una settimana, un giorno, che comunque va a scemare col tempo. Se sei appassionato di moto, se ti piace l'emozione, l'adrenalina che ti dà solo il gas e comunque riuscire a divertirti con una bella moto da sparo come quelle che piacciono a noi, sono cose che ti rimangono per sempre, quindi una assolutamente volta, la passione non ti passa. Una volta che è nata ce la si porta dietro per sempre, per sempre. Perfetto, parliamo di una volta che è nata. Lorenzo, quando è nata la tua? Allora, io nasco letteralmente dalla culla come appassionato di auto. Poi quando però sono arrivato verso i 14 anni, la prima cosa a motore che si può veramente desiderare è un motorino, una motocicletta comunque. E da lì ho iniziato. All'epoca, anche io sembro un ragazzino del liceo, però qualche annetto inizio ad averlo. All'epoca c'erano i forum ancora su cui, che ormai sono spariti, su cui ci si informava. Ho iniziato a informarmi su motorino, primo motorino, poi la Mito 125, poi dei Motard, e poi in realtà ho iniziato giovanissimo, prima dei 20 anni, a fare le prime collaborazioni con Superbike Italia da esterno, e oggi ci ritroviamo qua io e Igor a portare avanti la rivista e il buon nome degli smanettoni. Igor, lo sappiamo, te ne sei pentito, però quando hai deciso di averlo in redazione con te? Questo sì che lo scoop. Cosa è successo? No, allora, devi sapere che noi, c'è stato un periodo che abbiamo avuto l'ufficio in una determinata zona di Milano e avevamo questo cortile, noi avevamo il box sotto l'ufficio e ogni tanto scendevamo a prendere le moto che avevamo in prova e vedevamo che metà della zona del garage era occupata da sto ragazzino con 13.000 moto, pezzi di moto smontata che era sempre con sporco di grasso un fino grasso alle orecchie, attrezzi e dicendo, e diceva ma cacchio, ma questo qua, ed era sempre lì a armeggiare, elaborare, a peggiorare, perché poi è così che si fa, si parte per cercare di elaborare e fare meglio, alla fine si peggiora sempre. Esatto. E poi tra l'altro lui ci vedeva passare comunque noi con le nostre moto pazzesche che andavamo a provare, e insomma da lì ha detto oh, ma sto qua mi sembra bello appassionato, cioè abbiamo cominciato a parlarne lì in redazione, ma ci sembra uno di quelli che potrebbe essere dei nostri, e abbiamo detto oh senti ragazzino, ma te invece di smontare le moto non ti andrebbe di fare qualcosa insieme a noi? Non sono più uscito dalla redazione, mi hanno tirato dentro e oggi vivo lì nella redazione. Beh, quindi hai lasciato casa, hai lasciato esatto, tutto, vivi in... risparmio un sacco di soldi perché dormo dietro la scrivania. No, scherzi a parte, ero veramente giovane e ho fatto il percorso totale, dalla gavetta a pulire le moto e ad assistere per quello che si poteva fare senza toccare neanche una moto, e poi pian piano oggi ho la fortuna di guidare anche magari mezzi da più di 200 cavalli, 40.000 euro, insomma c'è tanto lavoro dietro, però la fortuna di lavorare con queste cose qui è che pesa di meno, ecco. Sì, che in realtà sfatiamo un mito, le moto le puliamo ancora tuttora noi oggi, cioè, non è che, perché la gente c'ha l'idea che
che quando uno fa carriera poi, ah no, viene lì, no, col cacchio, cioè le moto le andiamo a prendere, le puliamo, le lustriamo, le andiamo a far benzina, così ce dobbiamo far noi, perché non ci abbiamo gli schiavetti purtroppo, anzi se volete cerchiamo schiavetti, se vi accontentate della nostra presenza e potete bellissima presenza per venire a lavorare gratis per noi, lavarci le moto, sì esatto, diciamo che la crescita professionale in questo mestiere è non acquisire nuove competenze e mansioni a scapito di quelle basilari vecchie, ma semplicemente continuarle a sommare, cioè se uno si fa tutta la gavetta continuerà a fare le fotocopie mentre dirige una rivista o a lavare le moto mentre prova anche quella da 40.000 euro a dirigere la rivista e tutto il resto, ma non perdi mai le mansioni di base, che poi in realtà per come la vedo io è anche una cosa bella, cioè esatto. C'è tanto impegno, ci si spacca la schiena, non sembra dai video della rivista, non sembra, me ne rendo conto, c'è tanto lavoro dietro, però è bello avere ancora il contatto con anche diciamo con un lavoro manuale, con le basi di quello che fai, perché non perdi mai la bussola rispetto al lavoro, rispetto anche al valore della fortuna che abbiamo a fare questo mestiere, perché è una fortuna, siamo pochissimi al mondo a poter dire di lavorare, guadagnarci da vivere con la nostra passione principale e poi con le moto, che passione. Quindi da quello che abbiamo capito Lorenzo inizia a far parte di Superbike Italia perché avete bisogno spazio in garage, perché lo prendeva tutto lui. Esatto, volevamo fare un po' di pulizia. Ma alla fine queste moto le abbiamo sistemate Lorenzo, no? No, cioè quelle su cui lavoravo, ribadisco come prima, cioè il motorino un disastro, la Mito quando l'ho avuta era sempre con le carene aperte, poi sempre a cercare di carburarla meglio, cambiare filtri, ogni volta che la toccavo andava peggio, si rompeva qualcosa e dopo averla rotta la si portava dal meccanico ad anno fatto a sistemare, ma credo che sia un po' successo a tante persone, magari a quelli che poi dopo hanno fatto i meccanici no, avranno imparato meglio di me, però il discorso è che è così, che proprio sporcandosi le mani e facendo le cazzate che uno impara e veramente poi sa anche com'è fatta una moto. E voglio dire una roba, non voglio fare io, che dovrei essere ancora quello giovane della redazione, il vecchio trombone, però è una roba che un po' si è persa negli ultimi anni, cioè mettere le mani sulla moto, modificarla o comunque anche solo prendersene cura è una cosa che si fa sempre di meno. È vero, e da un lato si fanno meno cavolate, dall'altro, come dire, si ha meno la cognizione, la percezione di quello che poi si guida veramente. Quindi facciamo un invito ai giovani: smontate la moto, esatto. Smontate la vostra moto, se poi non riuscite più a metterla assieme andate da GT1 Milano, andate nei nostri, però smontate la moto, metteteci mano, sporcatevi, fate per le cose. Per la felicità dei vostri genitori che poi dovranno pagare le riparazioni. No, non solo, ma anche per la felicità dei meccanici che poi finalmente... Infatti questo video è sponsorizzato dall'associazione meccanici, a cui manderemo un sacco di clienti nuovi. Igor, invece, la tua, sì, è recentissima la tua passione per le moto, ma quando nasce e come? Allora, la mia passione per le moto nasce, sai che non lo so neanche, io mi ricordo che leggevo tantissime riviste di moto, ma ti parlo dei primi anni, fine anni 80, diciamo, primi anni 90, quando comunque cominciavo a diventare maggiorenne, e mi ricordo che all'inizio leggevo Motosprint, Motociclismo, tutte quelle riviste lì, e avevo cominciato ad appassionare le moto, adesso ti metterai a ridere, con un booster. Cosa hai pensato, lo scooterino? Io avevo questo booster stra elaborato, cioè era una roba che praticamente la benzina mi serviva per andare da un benzinaio all'altro, perché faceva tipo un mezzo chilometro con un litro, avevo cambiato l'impossibile e l'immaginabile, finché sono arrivato a un certo punto ho detto: cazzo, ma invece di spendere soldi nel booster, ma perché non mi compro una moto vera? E da lì ho cominciato con un Hornet, anche lì, cioè che è durata molto poco come configurazione di serie, perché attenzione, Hornet che sebbene non venga accesa custodisce in garage gelosamente. Un Hornet del 99 messa giù da trofeo con sospensioni, scarico e tutto, che ho ancora a casa, che non accendo credo da 15 anni almeno, perché però me la tengo perché mi piace averla, ci sono affezionato, e da lì è cominciato tutto. Ti dico solo che io quando ho preso l'Hornet avevo ancora il foglio rosa, sono andato in pista a Varano con quel foglio rosa, perché proprio avevo già le idee chiare su cosa avevo intenzione di fare, e avevo già sfasciato i paroli per le impennate
nate, cioè ancora lì da prima tagliando, però vabbè, questi sono dettagli che magari non facciamo sapere in giro. Ecco, e quando hai capito che la tua passione poteva diventare un lavoro e poteva diventare un brand? Perché Superbike Italia oggi è un brand riconosciuto e ammirato da tutti coloro che, come noi di Crazy Motor Life, hanno la passione per le due ruote. In realtà io ho fatto il giro inverso, che più o meno è il giro che fanno molti di quelli che si mettono a fare il nostro mestiere. Infatti ero già giornalista, perché ero anche tra le tantissime cazzate di cui io sono sempre stato appassionato, c'erano i videogiochi. Io ero ai tempi da prima PlayStation, così ero talmente appassionato di videogiochi, comunque mi ero accorto che sapevo scrivere bene, che avevo mandato un po' di mail a quella che era la rivista di videogiochi di riferimento dell'epoca, adesso non sto neanche a dire qual era. Però quindi io, diciamo, stavo finendo l'università e intanto avevo capito che comunque la mia via era già quella, quindi avevo cominciato a fare il giornalista nel campo dei videogiochi. Intanto mi si era sviluppata la passione per le moto, era uscita questa rivista che si chiama Superbike, parliamo del 99, e avevo detto: caspita, questi sono un po' diversi dagli altri. Allora ho visto che cercavano un po' di personale, ho mandato un'email anche lì e da lì è cominciato tutto. Ho mollato i videogiochi, ho mollato la mia carriera di futuro avvocato. Un'email o un piccione viaggiatore? Era, penso che su una stele rupestre ho mandato e lì ho mollato la mia potenziale carriera di avvocato, perché nel frattempo mi ero laureato in legge, ma avevo già capito che ovviamente andare a fare l'avvocato non mi fregava niente, volevo andare a fare le impennate. È una redazione di gente che è laureata, perché anch'io sono laureato in giurisprudenza, e che ha preferito le impennate alla professione. Quindi, come messaggio stiamo lanciando: se volete lavorare nel mondo delle due ruote, dovete studiare legge. Esatto. Dovete imparare, esatto, a fare gli avvocati, esatto, per poi passare finalmente al mondo delle due ruote. Voi ci raccontate il mondo delle due ruote in maniera particolare, in maniera molto personale ed emozionale, cioè voi raccontate la parte passionale che si vive in sella ad una moto. Ma magari Igor ha potuto provare e testare dei modelli dove non era così invasiva l'elettronica. Certo. Ma tra i modelli di ieri, e Igor ce lo racconterai tu, e i modelli di oggi, magari Lorenzo ne sei più, sì, avvezzo, magari la memoria fa meno cilecca, quindi sarebbe meglio raccontarla. La passione cambia? Igor, inizia tu per favore. No, allora, una cosa che a me fa un po' sorridere è quando quelli che devono giudicare le moto attuali: ah no, adesso le moto con l'elettronica le guidano tutti, sono facili, capaci tutti di guidare l'elettronica. Allora, il punto è che ci sono vari livelli di intervento elettronica, la gente fa fatica a capire questo. Comunque oggi abbiamo moto da 200 passacavalli, mentre una volta un R1 aveva 130-140 cavalli. Quindi il fatto che adesso ci sia l'elettronica non è che renda più facile sfruttare queste moto, è che rende possibile sfruttarle per molti, perché avendo 200 cavalli senza elettronica penso che sarebbero 10 persone sulla faccia della terra capaci e che in questo momento corrono Sepang, in MotoGP sono quelli, no? Quindi in realtà la tecnologia sulle moto va vista come una cosa figa, perché è qualcosa che permette di avere alla propria portata, alla portata del proprio polso, cose che altrimenti sarebbero inaccessibili. Ma non vuol dire che limitano le emozioni, perché comunque l'elettronica si può abbassare, si può mettere al minimo, si può impostare per avere la performance. Insomma, vi voglio vedere guidare una Panigale V4 con l'elettronica al minimo, o un S1000RR con l'elettronica al minimo, se mi dite ancora che sono moto facili da guidare, capaci tutti, al polso destro, bla bla bla. Quindi insomma c'è una via di mezzo, è vero, una volta le moto senza elettronica potevano essere magari più viscerali, più emozionanti sotto certi aspetti, però vi assicuro che una moto moderna guidata comunque al massimo delle sue potenzialità è una moto che non vi fa assolutamente mancare niente in fatto di godimento, adrenalina ed emozioni, quindi no, favorevole, anzi, in ogni caso. Anzi, io vabbè, ovviamente, diciamo, sono ancora, confermo completamente tutto quello che ha detto lui. Io sono cresciuto a livello di maximoto con moto che iniziavano ad avere e ormai hanno tutti i pacchetti elettronici completissimi. Il discorso, oltre a quello che ha detto lui, è che le moto di oggi, oltre ad avere tanta potenza in più, se sono più facili da sfruttare, da guidare, se oltre che più performanti, non è tanto e solo un discorso di elettronica, è tutto il resto di meccanica, di ingegneria, di quote ciclistiche che c'è intorno, che le rende così sfruttabili oltre che così veloci. Perché io recentemente ho avuto un'esperienza con la R1 del 2003 di, tra
l'altro di Noisy Boy, che ha creato con Noisy Style il suo progetto estivo. E al di là del fatto che non ha l'elettronica, il punto è che è una moto molto più dura da far voltare, è meno agile, frena di meno, va molto di meno di motore in una maniera sconvolgente, perché per quello a cui siamo abituati oggi sembra una naked neanche estrema, una media naked. E lì non senti la mancanza dell'elettronica, senti la mancanza, rispetto a una moto moderna, di quella facilità che ti danno le quote ciclistiche di oggi e anche tutto quello che c'è intorno, come ad esempio banalmente i freni di oggi, che sono una cosa incredibile. L'elettronica serve da un lato su una certa categoria di moto a renderla più accessibile, a aumentare la sicurezza, dall'altro lato in realtà ad aumentare le prestazioni, ma l'elettronica settata al minimo, come diceva prima Igor, non è qualcosa che è facile da sfruttare, da sentire intervenire, da utilizzare per andare più forte. Non è che giusto perché c'è un traction settato a 1 qualcuno può andare più forte con una moto a 200 cavalli piuttosto che col traction a 0. Sarà un filo più sicuro, ma la manetta, il coraggio, insomma, le palle ce le deve mettere lui, non ce le mette l'elettronica. Quindi questo mito che l'elettronica semplifichi o renda senza anima le moto non esiste, o come, cioè, non ha un riscontro nella realtà. E secondo me il discorso sulle moto è molto diverso da quello che magari si può fare sulle auto, dove si sono spersonalizzate tantissimo, e lì sì che magari certi sistemi di guida, spesso, come dire, che si sostituiscono al pilota, allora lì si ti tolgono la passione, la guida, ma sulla moto questo non accade. Quindi non ci sono scuse: se avete la passione per le due ruote, o una moto del 2003, del 2005 per come ne parlavamo prima, o una moto modernissima del 2023, a distanza di 20 anni le emozioni per chi ci sale in sella non cambiano. Ma tra le varie prove, tra tutte le uscite che avete fatto, la cosa più simpatica che vi è successa? Lo so, quando siamo ingarellati sulla Honda Monkey, che sarebbe la versione moderna, nei sotterranei di City Life. Vero, io e lui, cioè quello è stato divertente, molto divertente. Aspetta, avevamo fatto una prova un po' di anni fa a Milano, in cui avevamo messo a confronto una Ninja H2 con un cinquantino, che era un discorso di, come dire, di commuting. Ovviamente il cinquantino bloccato aveva stracciato la Ninja H2, perché nel traffico bisognava arrivare da un punto all'altro di Milano in minor tempo possibile. Esatto. Con 250 cavalli o con due cavalli. Esatto, e due cavalli vincono, la dimostrazione che poi uno la moto se la deve scegliere per quello che fa, non per quello che è. Vabbè, che la passione poi sappiamo che ci porta a comprare robe che non ci servono a niente, ma questo è un altro discorso. Però quello è stato divertente, ci sono in giro ancora delle foto molto divertenti, purtroppo non i video perché era ancora un'epoca pre-video per noi, però è stato simpatico, soprattutto il contrasto. Abbiamo fatto delle foto stupidissime davanti all'Arco della Pace con il motorino da fermo, gomito a terra, insomma ce ne sono tantissime, però queste qua le ricordo con particolare simpatia, proprio perché non si trattava di iperprestazioni, ma proprio di fare gli stupidi, che poi ci riesce abbastanza bene, tra l'altro. È naturale. Igor, una domanda su Lorenzo. Ma la sua più grande qualità e il suo peggior difetto? Ma cazzo, Marzullo, che cazzo, ma che ne so, ma insomma sì, è un bel ragazzo abbastanza, insomma, cioè. Ecco, così insinuiamo un po'. Il peggior difetto che io ho messo la mania della palestra ed è diventato più grosso di me, e questo mi fa girare veramente i coglioni. Parecchio più grosso. No, ditegli che è grosso perché è grasso, non perché è muscoloso, perché sennò gli girano le balle. Lorenzo, invece per te, come lavorare per Igor e con Igor? Allora, non è facile, perché è un bel tipetto, cioè lui è esattamente quello che vedete dalla telecamera, quindi non c'è nessuna differenza. È uno che bada alle cose belle della vita, e questo è bellissimo. Ogni tanto, quando c'è da fare gli sbattimenti, è un po' difficile, come dire, convincerlo e portarlo a farle, però
sono due facce della stessa medaglia. Devo dire che il bello del nostro lavoro è al di là delle moto, è che avendo la stessa passione, lavorando in questo modo, ci divertiamo tutte e due, e sono più spesso le situazioni divertenti, le risate, piuttosto che le rotture di palle. Quindi, salutando gli amici di Crazy Motor Life, Superbike Italia, cosa dice che per divertirsi in moto bisogna dare gas.